Pian piano ci scappa il morto e ci scappetti. Lo dicono da anni ed ora purtroppo oltre al dispiacere si aggiunge anche la rabbia. Sì, perché sono state decine in questi anni le richieste avanzate dai residenti al comune per chiedere la messa in sicurezza dell'ingresso al quartiere di Rosciano. Traversano tutti i macchi, da lì, guarda, vengono su qua, io laggiù uguale. Laggiù vedi c'è l'incrocio che va così la strada, invece deve andare sulla rotonda, nessuno ci va. Io 10 volte al giorno qui. E non rispettano la segnaletica? Qui non rispetta neanche nessuno. O ci fanno in rotonda, perché ma che vedi, pian piano si scappa il morto. Anche altro ieri, uno tagliato qui, io venivo su, tagli lì, poi ti fanno così col dito. È una vergogna, Laggiù fanno uguale. A luglio del 2020 l'amministrazione comunale aveva approvato una delibera di giunta che prevede la realizzazione di una rotatoria del diametro esterno di 50 metri all'intersezione tra via Campanelle e via Baretti e poi una mini rotatoria di 25 metri in prossimità dei campi da bocce. Un intervento che rientra nel tracciato delle opere compensative relative alla terza corsia dell'autostrada ma che ancora oggi non è stato realizzato. Dove abita lei? A Rosciano. Quindi conosce bene questo spartitraffico? Sì. È pericoloso? Guarda, ieri, infatti ho detto, ieri venivo giù in bicicletta, qui sono venuto su contromano in due macchine addirittura. Mi ha chiesto scusa, ma... Quindi capita spesso? Sì. Era già stato detto più volte al comune di Fano? Vabbè, ho messo le fioriere qui due mesi fa, neanche. Prima non c'era neanche quello, passavano tutti lì. E sono tanti i residenti che oggi pomeriggio ci hanno raccontato di aver visto auto contromano e incidenti sfiorati. Altri, invece, sconcertati per quanto successo, hanno preferito non rilasciare interviste, ma ci hanno chiesto di lanciare per loro un appello al sindaco Seri. Abito qui a Rosciano e adesso passavo e ho visto questa tragedia che è successa. Purtroppo, come dicevo, è una situazione che così già... A colpo d'occhio si capisce che è una cosa ridicola e purtroppo ci voleva un evento come questo, una tragedia come questa per forse smuovere qualcosa, però nel frattempo insomma la tragedia è accaduta ed è una cosa, non lo so, una tragedia veramente immensa.